è che San Giustino benedisce a stu bardasci e a tutti quelli che l'aiuteranno. Paolo De Cesare si candida a sindaco di Chieti. A suo supporto 5 liste civiche. Chiama Chieti, La Tetinità, Chieti C'è, Azione Politica e Avanti Chieti. Scendo in campo perché la città ha bisogno di persone che amano questa città e che si possano concretamente mettere a servizio della città senza i soliti slogan e rinnovando soprattutto la classe dirigente politica nei volti e nelle idee. Ci occuperemo, dicevo, del lavoro, del turismo, della cultura, di far ripartire insomma l'economia in una città morta e in una città gravemente depressa. Nella squadra esponenti della società civile, del mondo dell'imprenditoria, ma anche fuoriusciti della Lega e reduci della giunta missina di Nicola Cucullo. Lo stesso De Cesare viene da Confindustria ed è il rampollo di una nota famiglia di imprenditori teatini, ma ha annunciato di essersi dimesso dalle sue aziende e che queste non lavoreranno più col comune. E la sua identità, chiariamo, non può tornarla a dare una persona che non è di Chieti. Partiamo da questo, l'identità è una cosa importante, non si è teatini per opportunismo. Porterò la mia esperienza da imprenditore, che è un'esperienza pratica e pragmatica, in quella che è un'azienda pubblica, volendo porre subito dei rimedi e coinvolgendo anche tanti imprenditori per puntare al partenariato pubblico-privato. Tra citazioni di Lincoln e Amleto, nella conferenza stampa si è detto che in queste elezioni bisognerà scegliere tra i partiti e la città. Non sono mancate due bambine, a simbolo del futuro di Chieti, fatte accomodare sulle gambe del candidato sindaco. Lancio anche un appello ai tanti movimenti civici, alle associazioni, a chiunque si voglia avvicinare a questo nostro progetto e con noi in maniera serena e franca si voglia confrontare, però l'obiettivo comune deve essere il rilancio di questa città che è davvero molto mortificata.